Draghi, decisionista, che tira dritto, però è quello che sta salvando l'Italia e forse... È quello che sta salvando l'Italia. È quello che sta salvando l'Italia e forse anche la maggioranza degli italiani è a favore di questo tipo di esecutivo. E voglio ringraziare naturalmente tutti gli italiani per questo. Grazie. È quello che sta salvando l'Italia. Io non so da cosa ci stia salvando, se ci stia salvando. A me quello che preoccupa sono le espressioni, sono le parole. Tirare diritto, rigare diritto. Quindi non ci sono alternative, le regole sono chiare su questo, è chiaro che la Commissione non può far altro che andare avanti. Lessico autoritario. Era Mussolini che diceva noi tireremo diritto quando la Società delle Nazioni mise le sanzioni all'Italia per la guerra d'Abissinia. Come dico, ho detto altre volte, il governo va avanti. Come dico, ho detto altre volte, il governo va avanti. Il compiacimento con cui la grande stampa draghiana elogia questo modello è preoccupante. A che cosa servono i partiti se non a rappresentare i loro elettori in base al loro programma elettorale? Io sento una brutta aria che crea dei pericolosi precedenti, perché adesso c'è Draghi che si presenta al Consiglio dei Ministri con il più importante atto di governo, il documento di programmazione di bilancio, non lo distribuisce ai ministri e pretende che lo approvino tutti. I capigruppo, cioè Patuanelli e Orlando, gli hanno detto non è mai successo, non esiste il Consiglio dei Ministri dove arriva un testo che nessuno ha letto e che tutti devono timbrare. L'azione del governo non può seguire il calendario elettorale, perché noi dobbiamo seguire il calendario che ci viene, come dire, che è stato negoziato con la Commissione europea, ma anche per le raccomandazioni che sono state date dalla Commissione all'Italia. Quindi questo è il calendario di riforme che il governo si propone di seguire. Perché adesso lo fa Draghi, ma se passa questo precedente, la prossima volta lo farà il Presidente del Consiglio che avremo, che Allora, potrà essere Salvini, Meloni, eccetera. Se noi superiamo la politica e trasformiamo la politica in una cosa deteriore che disturba Draghi nel suo disegno, abbiamo completamente perso i fondamentali. I DPCM. Oggi è uscita disgraziatamente la la motivazione della consulta. sentenza della Corte Costituzionale che dice che erano perfettamente legittime, proprio perché non hanno dato nessun pieno potere a nessuno. Non c'è stato nessun superpotere né per Conte né per Draghi. Quindi ciò che avviene, cioè il Presidente del Consiglio che si presenta al Consiglio dei Ministri senza avere distribuito il testo dell'atto più importante, cioè il documento di bilancio, e pretende l'immediata approvazione da parte dei ministri che non lo hanno letto. Ho detto chi farà parte di questo governo deve rispettare il diritto dell'Unione, deve considerare il percorso che ci ha portato all'euro un grande successo. Non è scritto in nessun decreto che si può fare. Quindi non ci sono alternative, le regole sono chiare su questo, è chiaro che la Commissione non può fare altro che andare avanti. E io continuo a pensare che sia una vergogna, sia che lo faccia Draghi, sia che lo faccia Salvini, sia che lo faccia chiunque verrà dopo di lui. Questo è un fatto, dobbiamo averlo in mente. Perché non Ma possiamo allora dire perché che è i partiti lo giusto che votano, i Marco? partiti sanno che se cade Draghi si va a votare e perdono un anno e mezzo di stipendio e perdono la pensione. Questo governo è tenuto in piedi dalla più ampia maggioranza mai vista dai tempi del fascismo, semplicemente perché è stato ricattato il Parlamento italiano col famoso discorso del Presidente della Repubblica che disse o votate questo governo oppure vi mando a votare. Votano questa roba qua, ma non c'entra niente con il fatto che ci sia un grande afflato Allora, riformatore, eccetera. È un vedo, Parlamento sotto ricatto che però accetta sotto qualsiasi ricatto c'è cosa. Perché il leader dei 5 Stelle sostiene un uomo pericoloso per la democrazia? È un dittatore, un uomo pericoloso. La domanda gliela devi fare a Conte. Non ci O se ti eri vuoi il fatto mio un'idea? parere, non ci dovevano nemmeno entrare in quel governo lì. E vedo che se succedessero le stesse cose che stanno succedendo adesso con un altro Presidente del Consiglio si griderebbe altro che all'autoritarismo. I partiti sanno che se cade Draghi si va a votare, perdono un anno e mezzo di stipendio e perdono la pensione. Avremo maggiore possibilità di sopravvivere se combatteremo uniti. Avete capito? Ho capito. Se saremo uniti, sopravviveremo.